nostre cose, inserendo qualche artista che è venuto da fuori. Però col passare degli anni pensi che è venuto fuori una mostra interessante rispetto a quelle che si facevano nei primi anni, cioè che si può anche paragonare ad altre mostre che fanno nei grossi centri ceramici. C'era nell'aria a Vietri questo tentativo di andare oltre, di rinnovamento, con presenze singole di artigiani e artisti o anche dei laboratori di giovani appena impiantati. Cioè, secondo me il premio Vietri si innesta perfettamente su quello che stava avvenendo a Vietri in quel momento. Cioè, prima era una cosa, non era una cosa vista, cioè, non era una cosa, invece adesso, cioè, sono uscito pure tanti ceramisti, da una cosa nuova, uno aspetta la mostra Viaggio attraverso la ceramica, perché uno mette in mostra tutti i pezzi, sapendo che uno deve partecipare alla mostra, uno si impegna di più, creare un pezzo, fare un pezzo bello, originale. La crescita culturale di questi anni è dovuta anche al premio, decisamente. Piuttosto però bisognerebbe pensare anche ad esportare le nostre idee, perché ce ne sono, non solo ad importare. Secondo me il premio Vietri era ed è importante, perché non si può immaginare che un paese che vive essenzialmente, c'è un 10% della popolazione che vive di ceramica, non vedersi o non vedere la propria produzione attraverso un premio. Andava fatto, ebbene abbiamo fatto, dico, e invito i futuri amministratori di Vietri a continuare, è ovvio come tutte le cose, a correggere, a modificare, ma tenere un premio, perché il premio ti dà la possibilità di essere conosciuto anche fuori Vietri. La storia complessiva di una comunità che purtroppo ha visto gli alti e i bassi, ha visto i fallimenti di aziende, ha visto famiglie andare in rovina, ha visto anche miseria. E proprio perché questa storia complessiva appartiene a tutti, nel bene e nel male, e quindi deve essere a vantaggio di tutti, deve essere a vantaggio della collettività. Ben vengano le esperienze esterne, ma soprattutto è chiedersi la consapevolezza del luogo. Se c'è la consapevolezza di loro, se c'è la voglia di guardare al futuro, beh, voglio dire, insomma, abbiamo tutte le prospettive, tutte le prerogative per poter guardare al futuro.